È arrivato il momento di svappare. Svapoweb. L'attesa sta per finire, domani sera alle 20.30 l'Avellino torna al Partenio Lombardi per la prima giornata di campionato, affronterà il Brescia di Boscaglia. Gli ultimi dubbi di formazione questa mattina li ha sciolti Walter Novellino durante la rifinitura, rigorosamente a porte chiuse come d'altronde tutta la settimana ci sono state le sedute di allenamento blindate. In porta ci sarà Lezzerini, che ha vinto il ballottaggio con Radu, non cambia la difesa con Laverone a destra e Rizzato a sinistra. Coppia centrale costituita da Suager e Migliorini, in panchina invece andrà il neo arrivato Marchizza. A centrocampo c'era da sostituire Bidawi e allora Novellino ha deciso di affidarsi all'Asic, che agirà sull'out sinistro, sull'out destro, spazio a Molina. I due centrali saranno D'Angelo e Di Tacchio. Moretti invece guarderà almeno la partita dall'inizio dalla panchina. In attacco Gigi Castaldo è in vantaggio su Morosini e farà coppia dunque con Matteo Ardemagni, una coppia che già l'anno scorso ha fatto bene, ha risollevato in più occasioni le sorti della squadra biancoverde. E allora l'obiettivo è cominciare nel migliore dei modi, cominciare a sognare, cominciare a entusiasmarsi e soprattutto lasciarsi il passato dell'anno scorso, fatto di sofferenza e di ansia, alle spalle.